sarebbe magari la nostra vita, la nostra chiesa, se noi vivessimo in un mondo perfetto, dove le chiese fossero perfette. Immagina per un attimo solo, non immaginare per molto tempo, altrimenti non esisterà più, ma composto da persone che hanno lo stesso parere, la stessa mente, ogni membro vuole servire, lavorare il Signore, lavorare per il Signore con armonia, con desiderio, con entusiasmo, con buona volontà, tutto questo per onorare il nostro Dio. Non sarebbe una cosa meravigliosa? Amen. E quindi vorrei che tu potessi immaginare questo, però sapete una cosa, questo scenario non esiste. Come io ho detto una volta, non esiste la famiglia del Mulino Bianco, quella è solo pubblicità. Non esiste neanche la chiesa del Mulino Bianco, se posso così dire. Non esiste una chiesa perfetta, ma esiste una parola perfetta. Esiste sì per noi un comandamento che noi dobbiamo essere uniti. Non c'è chiesa perfetta, ma la chiesa di Cristo deve e bisogna essere, rimanere unita. È come per esempio pensare alle nostre proprie famiglie, non c'è nessuna famiglia che sia perfetta, ma noi dobbiamo pur combattere, nel senso impegnarci, perché la famiglia in casa, marito e moglie e figlie, con tutte le nostre differenze, noi possiamo comunque andare avanti. E sapete cari, noi sappiamo che purtroppo spesso queste divisioni che accadono in casa, ma soprattutto parlando questa mattina della chiesa, accadono per motivi egoistici. Accadono magari per immaturità, accadono soprattutto per mancanza di conoscenza della Santa Scrittura, della parola del nostro Signore. E allora noi dobbiamo capire che a volte anche tra di noi, io parlo a livello mondiale, a prescindere dalla Chiesa, della denominazione, ci sono persone che entrano molte volte a far parte del gregge di Cristo sparso nel mondo, ossia della Chiesa universale del Signore, ma che sono individui che anziché lavorare e servire per l'unità della Chiesa, perché noi possiamo continuare ad accogliere altre persone, sono persone che esistono solo per dividere la Chiesa, per strappare persone, per portare da un'altra parte, sia veramente un qualcosa di molto brutto. Però vorrei che tu immaginassi questo. In effetti, più che immaginare la storia di tre pastori. Tre pastori, c'era un metodista, un pastore battista e un pastore presbiteriano. E loro avevano fatto questo che era una conferenza un tempo, alcuni giorni di risveglio, di evangelizzazione. E questi tre pastori di denominazioni diverse hanno detto: perché noi non stiamo un po' insieme? Mettiamo le nostre chiese insieme e vogliamo servire il nostro Signore. E tutti quanti hanno detto: amen, che bello, andiamo insieme a servire il Signore. Tutto è corso molto bene, quel tempo, tutto quello che hanno svolto, però alla fine i tre pastori si sono incontrati e ognuno di loro aveva un sorriso, erano contenti, e il pastore metodista ha detto: guarda che io sono davvero felice. Io sono davvero felice perché dopo questa settimana di risveglio e evangelizzazione, ben quattro famiglie si sono aggiunte alla nostra chiesa e io sono davvero contento. Allora il pastore battista ha guardato il metodista e ha detto: ah, ma là, dai, la nostra chiesa è andata ancora meglio, perché noi anziché quattro ne abbiamo avuto sei nuove famiglie che si sono aggiunte alla nostra chiesa. E il pastore battista era tutto soddisfatto. All'improvviso arriva il pastore metodista, il pastore presbiteriano, incomincia a dire: no, cari fratelli, nell'amore del Signore, per voi è andato bene, per me è andato molto, ma molto meglio. Sapete perché? 10 famiglie le più problematiche della nostra chiesa se ne sono andate via. Quindi, cari, noi dobbiamo oggi capire veramente che cosa vogliamo fare per cercare di avere una chiesa veramente unita. Che cosa noi vogliamo fare per cercare di accogliere le persone? Sapete perché la comunione fraterna e questa comunione l'uno con l'altro non è qualcosa di scontato, non è qualcosa di automatico, è qualcosa che io mi devo impegnare. Incomincio a educare un figlio,
e vedrai come non è semplice. Incomincia una vita matrimoniale e vedrai che non è una passeggiata. Incomincia a far parte della Chiesa del corpo di Cristo, dove noi stiamo, il Signore ci ha salvati per mezzo della sua grazia, della fede che noi abbiamo nella sua parola. Ma tutto questo è opera dello Spirito Santo. Noi ci dobbiamo impegnare, perché molto spesso il peccato parla in maniera molto forte dentro di noi. Allora questa mattina il tema è questo: senza discriminazione accoglietevi gli uni agli altri, senza discriminazione accoglietevi gli uni agli altri. Noi vogliamo leggere la parola di Dio, Romani capitolo 15, parola di Dio, Romani capitolo 15, noi leggeremo dal versetto 7 al versetto di numero 13, lettera di Paolo ai Romani. Anche per te che ci segue da casa, che la grazia del Signore possa entrare nel tuo cuore. Apri con me la Bibbia in casa, Romani 15, da 7 a 13, la parola del Signore che arriva nel nostro cuore. Amen? Amen. Cari fratelli, avete trovato? Sì. Dice così la parola di Dio. Paolo, continuando, dice: perciò accoglietevi gli uni agli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Infatti io dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio, per confermare le promesse fatte ai padri, mentre gli stranieri onorano Dio per la sua misericordia, come è stato scritto: per questo ti celebrerò tra le nazioni e canterò le lodi al tuo nome. E ancora, rallegratevi, o nazione, con il suo popolo, e altrove, nazioni, lodate tutti il Signore, tutti i popoli lo celebrano. Di nuovo Isaia dice: spunterà una radice di Jesse, colui che sorgerà a governare le nazioni, in lui sperano le nazioni. Versetto 13. Paolo conclude con questa preghiera: ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Senza discriminazioni accogliamoci tutti nell'amore del Signore. È come se volesse dire: chi non ha peccato che scagli la prima pietra. Perché tra di noi non c'è neanche uno che sia giusto da se stesso, giustificato per le sue opere, è per mezzo della potenza del nostro Signore. Per questo noi possiamo dire gloria al Signore per l'opera che ha fatto nella nostra vita. Questa mattina, cari, l'Apostolo Paolo ci sta presentando almeno tre elementi necessari perché io e te possiamo accogliere la persona che è in Cristo insieme a noi. Tre cose. Tu hai bisogno di tre elementi necessari. Uno è praticare l'esortazione, l'imperativo dell'Apostolo Paolo quando lui dice accoglietevi. Questo è il numero uno. Numero due, noi dobbiamo seguire l'esempio di Cristo. Tu non devi seguire l'esempio di un uomo, tu devi seguire l'esempio di Cristo. Cristo come ha fatto per accogliere le persone? E numero tre, prega tanto a Dio. Prega come ha pregato l'Apostolo Paolo, affinché questa esortazione sia praticata nella nostra vita. Però andiamo insieme a scoprire dalla parola del nostro Signore questa mattina. Il primo elemento necessario perché noi ci possiamo accogliere gli uni agli altri è l'esortazione, l'imperativo dell'Apostolo Paolo. Guarda come nel capitolo 15, versetto 7, tieni la Bibbia aperta. Paolo dice: perciò accoglietevi. Questo è il verbo che noi dobbiamo far scrivere grande nel nostro cuore. Questo verbo, cari, nella voce, nell'imperativo, è un comando, è un'esortazione, è un ordine. Immagina per esempio che qualcuno bussa a casa tua, suona il campanello, ding dong, e tu apri casa tua perché vuoi accogliere quella persona, e la accoglie con gioia. Accoglie con piacere, accoglie facendo festa, accoglie dicendo: siediti, che cosa ti posso fare, che cosa ti posso offrire, hai bisogno di qualcosa, io sono qui perché ti accolgo. Questo è il senso della parola accoglietevi che l'Apostolo Paolo sta dicendo. Paolo dice che questo in effetti è diverso dal capitolo 14 versetto 1, perché non è la prima volta che Paolo dice accoglietevi gli uni agli altri. No, nel capitolo 14 versetto 1 Paolo dice accoglietevi colui che è
debole nella fede. Prima aveva detto, guarda, date una mano a questo ragazzo, è ancora immaturo nella fede, deve crescere nel Signore, ha un background ebraico e lui pensa che bisogna osservare la legge pur di essere accettato davanti a Dio. Quindi Paolo diceva, accoglietevi colui che è debole. Però ora Paolo cambia il discorso. Perché già ha parlato a lungo, a tal punto che forse anche tra di noi qualcuno ha detto, ma quando è che cambieranno il tema dei messaggi? Perché già per più domeniche si sta parlando di accogliere il debole, il forte, l'ebreo, il gentile, il romano, mangiare, osservare il giorno della celebrazione. Perché Paolo sapeva che era difficile per essere umano accogliere il prossimo. Perché abbiamo la tendenza naturale di giudicare le persone, di metterli da parte, di pensare che noi siamo i migliori. Noi viviamo un momento nel mondo di polarizzazione. E io non sto qui a descrivere quali sono i motivi perché il mondo è in polarizzazione. Voi sapete molto bene, ce n'è una marea, un'infinità di motivi. Però queste cose devono rimanere fuori dalla Chiesa. All'interno della Chiesa non deve esistere polarizzazione. Uno è di destra, uno è di sinistra, uno è di A, uno è di B. Noi siamo di Cristo e noi dobbiamo rimanere uniti. Il nemico vuole dividere, ma noi nel nome di Gesù non permetteremo e cacciamo questo disgraziato nel nome di Cristo Gesù. Perché la Chiesa di Cristo è il corpo del Signore. Allora Paolo sta dicendo, perciò accoglietevi gli uni agli altri. Qua non c'è più il discorso chi è forte, chi è debole, chi è di qua, chi è di là. No, l'invito è allargato a tutti i credenti. Adesso lasciamo perdere questa questione. Paolo sta dicendo, chi mangia la pancetta e chi mangia solo la verdura. Chi celebra il Signore la domenica, chi celebra il Signore magari il sabato. Noi non vogliamo discutere più di queste cose. Noi vogliamo vivere veramente come popolo di Dio. Però vedete, noi non siamo né a Roma, qua non c'è, a meno che io sappia, nessuno che è venuto da della fede ebraica. Ma come noi ci dobbiamo comportare gli uni con gli altri? Come noi dobbiamo praticare questo comandamento? Come noi dobbiamo ricevere la persona che viene verso di noi, verso la Chiesa di Cristo? Io non parlo necessariamente quando viene una domenica mattina, anche quello, ma non necessariamente solo questo. Come ci accogliamo noi, che già ci conosciamo da più tempo? Noi riceviamo un fratello, una sorella come un amico, come qualcuno che fa parte della famiglia spirituale o come uno strano? Quando lo vedo, ho gioia nel cuore o faccio finta di non vederlo? E questo è quello che noi dobbiamo vivere, che Paolo sta dicendo, che noi dobbiamo accettarci gli uni agli altri in maniera positiva, con gioia. Ossia, a prescindere di magari c'è un fratello, una sorella che un determinato argomento pensa diverso di te, forse tu hai un'opinione diversa di me in tanti aspetti, e non è per questo che io mi devo polarizzare, devo dividere la Chiesa, perché quello che ci unisce è infinitamente più potente nel nome del Padre, Filho e Spirito Santo. Eu não posso permettere che qualcosa di umano, politico, di virus, di qualsiasi genere sia, possa entrare nel mio cuore per allontanarmi da un fratello, da una sorella in Cristo. Allora, indipendentemente dalle differenze, dalle nostre preferenze, noi dobbiamo accettare le persone come il Signore ha accettato noi. Perché nessuno, se un figlio è diverso e si pensa diverso da te, tu dici caccio via mio figlio di casa. Perché pensa diversamente, perché uno piace lo spaghetti e l'altro piace gli gnocchi. Perché uno piace la piadina o magari perché uno piace il cassone, no? Che c'è a Rimini. Qual è il problema? Ci sono cose che Dio non è interessato se una persona ha un gusto o un altro tipo di preferenza. Quello che Dio è interessato è che noi vogliamo essere radicati nella parola e accoglierci nell'amore del nostro Signore Cristo Gesù. E poi ancora, cari, per fare sempre un paragone, uno dei modi in cui che si uccide velocemente la vita tra persone è quando io voglio cambiare te. Un rapporto sarà distrutto e non potrà più esistere se io, per esempio, se un marito dice no, mia moglie la voglio cambiare, lei deve essere diversa, deve essere come dico io. Guarda, lascia stare.
Perché farai male a te e alla persona che tu dici di amare. Non si può cambiare, l'unica persona che può cambiare un'altra persona è lo Spirito Santo. Amen. Attraverso la parola di Dio. E la persona che deve essere cambiata deve essere sottomessa, si deve ravvedere dai suoi peccati, ma non tirare la corda, perché la corda si spezza. È solo quando noi ci umiliamo davanti a Dio, che noi veramente cerchiamo il Signore, che il Signore può fare un qualcosa di grande nella nostra vita. Esistono preferenze, non siamo tutti nello stesso modo, anche all'interno della Chiesa. E noi non possiamo, per una questione emotiva, dividerci. Quindi Paolo fa notare che una persona può avere un altro modo. Paolo vedeva che c'era differenza. Guarda, c'è uno che è debole e c'è un altro che non è debole nella fede. Anche Paolo vedeva le differenze. E quando noi ci guardiamo gli uni con gli altri, ci vediamo le differenze. Non è peccato vedere le differenze tra di noi. Il peccato è quando noi non ci accogliamo più come famiglia di Dio. È lì che noi dobbiamo tirare il freno a mano e dire: io voglio stare nell'amore del nostro Signore. Quindi nessuno di noi, è importante questo, è in grado di giudicare il prossimo. Se io per qualche motivo ho discusso con te e noi non siamo più d'accordo, cosa dobbiamo fare? La parola dice: perdonatevi a vicenda, chiarite la situazione. Io non devo immagazzinare rancore, odio, divisione dentro della nostra vita, perché così facendo non sto facendo la volontà di Dio, ma la volontà del Dio di questo mondo. Allora, solo Dio può trasformare la nostra vita, però l'imperativo è molto chiaro, che noi dobbiamo trattare le persone con gentilezza, con premura, ma che sia vera. Non quella del venditore, del commesso: ah, buongiorno, come ti posso aiutare? Non quella che ti vuole solo strappare i soldi perché ti vuole vendere qualcosa. Non è questo tipo di gentilezza, ma quella gentilezza che viene dallo Spirito Santo, dall'amore di Dio, di colui o di colei che fanno parte della famiglia di Dio, perché sanno che per mezzo del sangue di Cristo noi siamo stati unificati nel corpo del nostro Signore. Questo è meraviglioso. Allora, cari, io vorrei dire che nella Chiesa Evangelica Battista di Cesena c'è un sacco di spazio, ma molto spazio. Questa Chiesa ha sempre le braccia aperte, indipendentemente di quale sia il background della persona. Se è italiano o se è straniero, se è uomo o se è donna, indipendentemente dalla sua etnia, dalla sua lingua, se è ricco o povero, se è un operaio o se è un uomo, un businessman, non c'è nessun problema. Questa Chiesa è aperta a tutte le persone che vogliono far parte della famiglia di Dio. Amen. Perché questo è il desiderio. Non vogliamo magari dire no. Io mi ricordo, per esempio, all'inizio, proprio all'inizio della storia di questa Chiesa, quando noi eravamo stranieri in una terra straniera, io il primo e tutti gli altri fratelli, lo dico questo con molto affetto, tutti napoletani, tutti quanti. E voi sapete bene la fama dei napoletani in Italia e anche nel mondo. C'è l'aspetto molto positivo e c'è un aspetto che non è molto positivo. E c'era qualcuno in giro che diceva: no, lì è quella la chiesa dei napoletani. E allora qual è il problema? Perché Dio non ha amato anche Napoli? Dio non ha amato anche Cesena? Noi non possiamo giudicare le persone. Se tu lo fai, sei un peccatore. Ti devi ravvedere e devi accogliere le persone a prescindere. Ah, ma quello non parla bene italiano. Ah, ma quello è di qua. E allora qual è il problema? Io ho Cristo nel cuore. E se tu hai Cristo nel cuore, questo ti basta per unire nell'amore di Dio. A buon intenditore ci vogliono solo poche parole, non molte parole. La parola di Dio dice in 1 Pietro: colui che era l'apostolo agli ebrei, colui che non voleva evangelizzare i gentili, la parola di Dio dice nella sua prima lettera, capitolo 4, versetto 7, leggo io: la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto abbiate intenso amore gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta a servizio degli altri. Questo è l'apostolo agli ebrei, mentre Paolo è l'apostolo ai gentili. Lui ha capito quello che il Signore gli aveva detto, che ogni persona, e noi vedremo tra poco, di ogni lingua, di ogni nazione, ci saranno rappresentanti davanti al Signore, per la gloria del nostro Signore.
Allora, cari, mentre noi ci incontriamo o qui, la comune adunanza domenicale, o via Zoom, o nelle case, o al mare, o per la strada, o a casa tua, noi siamo una famiglia. Nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo dire insieme? Amen. Noi siamo una famiglia. Una famiglia. Vogliamo fare tutti insieme? Facciamo tutti insieme. Uno, due, tre. Noi siamo una famiglia nel nome di Gesù. Se un fratello dice, ah, ma io sono dell'A, io sono battista, io sono presbiteriano, io sono di Cristo. Sì, sono pastore battista. Io ho motivi teologici e biblici per farlo. Però non è il nome Battista che mi porta al Signore, che mi fa parte della famiglia di Dio, è Cristo Gesù. Alleluia! Alleluia! E non faccio quello che ho detto prima, non è una critica, assolutamente, ognuno deve discernere come il Signore lo guida attraverso la parola. Guarda bene quello che ha detto Ignazio di Antiochia tanti secoli fa. Lavorate insieme, gareggiate insieme, correte insieme, soffrite insieme, morite insieme, risorgete insieme come servitori di Dio. Gradite colui che servite come soldati, dal quale anche voi ricevete il salario. Nessuno di voi sia trovato desertore. Mantieni il tuo battesimo come arma, la tua fede come elmo, il tuo amore come lancia, la tua resistenza come una completa armatura. Lasciate che i vostri lavori siano i vostri depositi in tempo di guerra, in modo che possiate ricevere i vostri risparmi meritati. Siate pazienti dunque gli uni con gli altri, in dolcezza, come Dio è con voi. Cosa dice il Salmo 133, versetto 1? Quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivono insieme, dimorano insieme. Cari, noi dobbiamo accoglierci. Allora Paolo ci sta dando la prima, io devo prendere l'esortazione di Paolo, accoglietevi gli uni agli altri. Poi Paolo dice il secondo elemento necessario per l'accoglienza di tutti in Cristo è l'esempio di Cristo. Perché magari tu vuoi guardare a Fabiano, tu vuoi guardare a Tizio e Caio, guarda Cristo. Guarda che Paolo qua nel versetto 7, che noi leggeremo tra qualche istante, ci sta dando, dalla prima parte ci dà il comando, che è quella accoglietevi tutti gli uni agli altri, però Paolo dopo dice, guarda che c'è un modello. Paolo basa questo comandamento dell'accoglienza di tutti in due aspetti. Uno è il modello, l'esempio di Cristo, l'altro le scritture. Come noi facciamo riferimento alla scrittura, alla parola di Dio, anche Paolo naturalmente fa quello che dice in base alla parola di Dio. E questa mattina Paolo ci fa vedere i versetti che ha utilizzato per predicare questo messaggio alla Chiesa di Roma. Versetto 7, capitolo 15, perciò abbiamo visto accoglietevi gli uni agli altri. Come? Come devo accogliere gli uni agli altri? Sempre versetto 7, lo dite voi per me? Come? Come Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Ecco, tenete la vostra Bibbia aperta. Questo è il manuale. Come Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Cristo, cari, che cosa ha fatto? Cristo più di tutte le altre persone ha accolto tutti. Ebrei e stranieri, ricchi e poveri, gente di strada, gente del palazzo, gente che aveva costumi facili, gente che era una persona per bene, gente di famiglia, di tutti i tipi, vecchi e giovani, bambini e adulti. E che cosa ha fatto il Signore per accogliere noi? Si è incarnato, è diventato uomo, si è fatto crocifiggere pagando per i nostri peccati. E non solo questo, è risorto dai morti, la cosa migliore che sta tornando. Gesù Cristo ha detto, io non prenderò più di questo pane, di questo frutto, finché non saremo tutti quanti insieme, dove? Nel regno del Padre mio. Alleluia! Perché il Signore ci è andato a preparare una grande agape e ci saranno accolti tutte le persone che hanno creduto nel nome del Signore. E perché Gesù Cristo ha fatto tutto questo? Paolo dice sempre qui nella parola di Dio, versetto 7, c'è un'ultima parola, per la gloria di Dio, per la gloria del Signore. Quando noi siamo uniti, che noi ci accogliamo l'uno con l'altro, noi stiamo dicendo, gloria a Dio, gloria a Dio. Quando noi ci perdoniamo a vicenda e superiamo le nostre differenze, stiamo dicendo, gloria a Dio, gloria a Dio.
Mas quando nós não fazíamos a vontade de Deus, nós entristecíamos o Espírito Santo que é dado a nós. Allora io oggi devo decidere se voglio portare gloria o se voglio portare tristezza, se voglio portare onore o disonore al nome del nostro Signore. Allora guardate bene che cosa Gesù ha dovuto fare per accogliere noi, perché gli è costato caro. Versetto 8, Paolo dice: infatti dico che Cristo è diventato che cosa? Re dei re, Signore dei signori. Lui è sempre stato. Ma qua Paolo dice che lui è diventato servitore dei circoncisi, a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri. Sapete qual è la parola servitore dalla lingua greca? È diaconos. La parola che noi conosciamo è servitore. Gesù Cristo è un, ma Gesù Cristo è il Signore, ma lui è un servo. È un servo che è venuto per lavare i nostri piedi, pela cancelar o pecado da nosso cuore versando o seu sangue sulla croce. Lui que é stato umile, não ha mai vissuto in un palazzo, antes diceva que não aveva neanche um posto dove posare la sua testa. Gesù Cristo oggi nella chiesa está dizendo que noi abbiamo bisogno di gente que possa guardare il suo esempio e che possa assumere il ruolo di servo. Nella chiesa di Cristo, cari, servono servitori. Servono persone che vogliono servire al Signore. Ma sapete una cosa? Buoni servitori è una cosa difficile da trovare. Perché da molto tempo la gente predica che Dio esiste solo per soddisfare te. Che Dio esiste perché deve farti ricco, perché deve darti la salute, perché ti deve rispondere a tutte le tue domande, perché tu sei figlio di Dio, sei un principe e la tua vita deve essere tranquilla. Questo è quello che è stato insegnato. Ma questo non è vero. Noi siamo tutti dei servitori. E forse l'aspetto più difficile per noi, cari, è fare di questo un gesto di abnegazione, di sacrificio. Tu vuoi sacrificarti per qualcun altro? Per la tua chiesa? Non bisogna, amen, gloria a Dio, ma pensa nel tuo cuore adesso. Non lo devi neanche rispondere a voce alta. Mi voglio impegnare per la vita della mia chiesa, perché accogliere non è solo dire io ti saluto nell'amore del Signore. Sai quando ci potevamo abbracciare? Potevamo darci baci? No, anche quando sei sudato, come era bella l'estate. No? Immagina la scena, abbracci un fratello, quel fratello tutto sudato, la sorella, ma è tuo fratello in Cristo, non c'è nessun problema. Cari, accogliersi è molto di più, è quando noi veramente vogliamo arrivare e servire gli uni agli altri. Non per farsi il bello dello spettacolo, ma per portare gloria al Signore nel nome di Cristo. E se per te oggi è difficile diventare un servitore o una servitrice del Signore, perché qua non c'è nessuno che sia più importante dell'altro, me compreso naturalmente, è perché noi non stiamo guardando attentamente all'esempio di Cristo. Guardiamo l'esempio del Signore. Gesù Cristo quando è venuto, cari, sapete che cosa ha detto? Ha detto questo. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Marco 10,45. Perché chi è più grande? Colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola, ma io, dice il maestro, sono in mezzo a voi come colui che serve. Luca 22,27. Lui è venuto per servire, lui è l'esempio del ministero, l'esempio supremo di servizio per la Chiesa di Cristo e noi questa mattina vogliamo dire: Signore, tu ci hai dato un comandamento a coglierci a vicenda e tu ci hai dato un modello da seguire che è Cristo Gesù. Allora Gesù Cristo che cosa fa? Gesù Cristo, dice Paolo nel suo fondamento, che lui ha accolto tutti. Chi sono le persone che Gesù Cristo ha accolto che Paolo sta descrivendo? Ebrei e gentili, mamma mia, ebrei che avevano la tradizione ebraica e gentili che venivano da una tradizione pagana. Guarda con me qui nel capitolo 15 versetto 8, lui Cristo è diventato servitore dei circoncisi, ossia degli ebrei, a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri. Per quale motivo lui ha fatto tutto questo? Per confermare le promesse fatte ai padri e per dimostrare la verità della parola di Dio. Cristo, cari, accoglie e serve chi? I giudei.
I giudei che hanno detto crocifiggilo, crocifiggilo, naturalmente Gesù non è andato in croce per colpa degli ebrei, è andato in croce per colpa di tutto il mondo. Però in quel momento gli ebrei, parlando degli ebrei, naturalmente loro stavano lì a condannare Cristo. E Gesù Cristo lo ha fatto, però ha accolto tutti loro, ossia ha accolto coloro che hanno creduto in Lui e ha servito tutti per confermare il suo amore e le promesse fatte nel passato dalla parola del Signore. E nonostante tutta la discriminazione, l'odio che Gesù Cristo ha subito, Lui ha continuato a ministrare, a servire. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ha detto. Pensando agli ebrei, pensando ai romani, pensando ai romagnoli, pensando agli italiani, pensando agli stranieri che vivono in Italia, pensando a tutte le persone di tutto il mondo, Padre, perdona loro, io sono venuto per servire, non per essere servito, fa che guardino me, perché la Chiesa di Cristo possa accogliere l'essere umano che ancora non ha conosciuto l'amore del Signore. Che mondo sarà? E sarà per la misericordia di Dio quando noi tutti saremo nella nuova Gerusalemme, accolti nel luogo santissimo di Dio per mezzo della grazia, della potenza del nostro Signore. E anche il fratello rompiscatole sarà un fratello di santa pace in quel momento, perché saremo tutti trasformati per la gloria di Dio. Amen. E noi vivremo nella gioia del nostro Signore. Allora, cari, Paolo continua che il Signore non ha accolto soltanto gli ebrei. Ma versetto 9, mentre gli stranieri, non solo gli ebrei, ma anche gli stranieri, che cosa fanno? Stanno bestemmiando Dio. No, Signore, guarda bene versetto 9, gli stranieri che onorano Dio pela sua misericordia, come sta scritto, per questo ti celebrerò tra le nazioni e canterò le lodi del tuo nome. Cari, pensa un attimo, Israele non era come gli egizi che hanno costruito le piramidi? Non era un popolo intelligente come i greci, un popolo di filosofie, di tanti filosofi, di tante tradizioni, era un popolo di pastori. E con tutto rispetto lo dico questo, che puzzavano, perché avevano la puzza delle pecore. Eppure Dio fa uso di un popolo così perché l'amore del Signore possa colpire il cuore di tutte le persone attraverso il Messia, che è l'ebreo per l'eccellenza. Gesù, che è il nuovo Israele, Lui viene e ha dato la sua vita per noi. Che cosa poteva venire di buono dalla Galilea? Che cosa poteva venire di buono da Israele? Il Messia, che ha accolto ebrei e gentili per la gloria del Signore. Perché noi possiamo ricordare che tutto è fatto per la gloria del nostro Dio. E Lui ha salvato nel suo corpo ebrei e gentili, ma Lui incomincia dagli ebrei. Sai che cosa dice Paolo in Romani capitolo 1 versetto 16? Paolo nell'introduzione di questa lettera dice: io non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Gesù incomincia con gli ebrei, aveva detto anche ai suoi discepoli: andate a quelli della casa di Israele. Ma quando è morto e risorto, in Matteo capitolo 28 ha detto: andate e fate discepoli dove? È una questione cronologica. Gesù stava sistemando la base per raggiungere tutto il mondo. Il Signore ha ricevuto gli ebrei, ha ricevuto i gentili, e Lui è venuto per servire, per accogliere, per portare la sua misericordia. E tu sai che il mondo è nel peccato, il mondo è nella disobbedienza. A casa leggi Romani capitolo 1 da 18 a 32. E tu vedrai quello che è la descrizione, purtroppo, dell'essere umano, che hanno mutato la gloria di Dio, che hanno adorato la creazione anziché il creatore, che hanno scambiato il modo naturale di relazionarsi anche fisicamente. E tutto questo non porta gloria a Dio, ma il Signore ama l'essere umano e lo vuole riscattare. Allora, cari, quando la grazia di Dio raggiunge il nostro cuore, quando la misericordia di Dio riempie la nostra vita, le sue braccia ci accolgono. E noi non possiamo fare a meno di glorificare e di lodare Dio. Paolo già aveva detto in Romani 15, versetto 6, guarda con me: affinché di un solo animo e una stessa bocca glorificate il Padre nostro Signore Gesù Cristo.
Noi possiamo e dobbiamo lodare il Signore. Gloria a Dio. Amen. Cari, siete ancora con me? Amen. Gloria a Dio. Questo è un messaggio molto importante. E ancora qui Paolo si basa nell'imperativo, ossia della parola di Dio. Quale brano Paolo ha usato per predicare questa parola? Allora, guardando sempre qua in questo brano di Romani, capitolo 15, l'apostolo Paolo, a partire dal versetto 9 fino al versetto 12, Paolo cita diversi versetti dell'Antico Testamento. E vorrei che tu guardassi con me a partire dal versetto 9 in poi quello che dice Paolo. Per esempio, lui Paolo dice, per esempio nel versetto 9, lui Paolo sta citando il Salmo 18, versetto 49. 18, 49 di quel Salmo. Ossia sta dicendo che gli ebrei glorificano il Signore tra le nazioni. Vedi? Mentre lui dice, gli stranieri onorano Dio per la sua misericordia, come è scritto, per questo ti celebrerò tra le nazioni, ossia gli ebrei che lodano il Signore tra le nazioni. E poi le nazioni che gioiscono con gli ebrei, quindi c'è una comunione, ebrei gentili che glorificano il Signore, non nel Nuovo, ma nell'Antico Testamento. Quindi ho citato Romani 15, versetto 9, segna Salmo 18, 49, Romani 15, versetto 10, vai nel libro di Deuteronomio, capitolo 32, versetto 43, solo di questo si potrebbe spendere tre ore, ma non abbiamo il tempo, e poi tutti gli ebrei e le nazioni che lodano il Signore insieme, guarda qua nel versetto 11, e altrove dice, nazioni, lodate tutti il Signore, tutti i popoli lo celebrano, sta dicendo Paolo. Questo non è nient'altro che una citazione del Salmo 117, versetto 1. E infine Paolo cita quello che per lui è il profeta per eccellenza, profeta Isaia. E lui dice, versetto 12, di nuovo dice, spunterà una radice di Jessé. Colui che sorgerà governerà le nazioni, in lui sperano le nazioni. Noi speriamo nel Signore. Noi abbiamo l'esempio di Cristo, noi abbiamo il comandamento della parola del Signore, noi stiamo veramente nel Signore. Allora in queste citazioni noi abbiamo che tutto l'Antico Testamento è citato. Noi abbiamo la legge, noi abbiamo i profeti e noi abbiamo gli scritti, tutto questo perché attraverso il Messia noi siamo una famiglia. Ma alla fine sapete che cosa è più importante? È questa domanda qua. Tu accogli le persone in Cristo? Se tu non stai accogliendo come Dio vuole, Cristo Gesù ti sta dicendo, ti sta insegnando. La parola di Dio, Paolo dice in Galati capitolo 3, versetto 28, non c'è, cioè non esiste qui nella Chiesa di Cristo, giudeo né greco. Ci ha tolto di mezzo le differenze. Non c'è schiavo né libero, perché c'erano schiavi anche che facevano parte della Chiesa. Non c'è maschio e femmina. Allora Paolo, com'è questo discorso? Questo è un versetto estrapolato da tanta gente. No, Paolo sta dicendo, uomo è uomo, donna è donna, ma non è che l'uomo è più importante o che la donna sia più importante, questo è il senso, perché voi tutti siete uno in Cristo. Però attenzione, quando dico che noi dobbiamo accogliere tutti, noi non siamo universalisti. Tutti, un ateo viene a Cristo, ossia un ateo non viene a Cristo, un ateo che vuol dire, ossia, mettiamola così per fare in maniera molto chiara, gli atei, cattolici, musulmani, buddisti, induisti, gay, eccetera, sono tutti esseri umani che devono essere rispettati. Amen? Noi rispettiamo. Tu puoi fare quello che vuoi, però rispettare non significa accogliere e ricevere come parte del corpo di Cristo. Io rispetto la tua opinione, ma non ti posso chiamare di fratello in Cristo. Perché? Perché non hai creduto nell'uomo dell'unigenito figlio di Dio. Sei un gay, fai quello che vuoi. La Bibbia non è a favore, nemmeno io. Quindi io rispetto te, tu rispetti me, anche se le cose non stanno andando così,
ma un fratello è colui che fa del Signore la sua vera fede. Amen. Che fa di Cristo Gesù delle scritture, quindi noi possiamo qui citare tutto il patto di fede della Chiesa Evangelica Battista del 1689. Vai a cercare, vai a vedere che cosa c'è scritto, solo qui si possono spendere veramente tante, tante ore per studiare tutto questo. E noi predichiamo che Gesù accoglie tutti coloro che sono stati, che hanno accolto la sua parola. Ripeto, Gesù accoglie tutti coloro che accolgono Lui e che obbediscono alla sua parola. Chi non accoglie Cristo, chi non obbedisce alla sua parola, non fa parte della famiglia di Dio. Questo non vuol dire che io non ti posso aiutare, se non sei un cristiano, un discepolo di Cristo. Questo non vuol dire che non posso fare una preghiera per una persona. Io posso fare di tutto, devo dimostrare l'amore di Dio. Ma essere un fratello in Cristo, accogliere nella famiglia di Dio, solo chi fa del Signore la via, la verità e la vita. Amen. E terzo e ultimo elemento necessario per l'accoglienza di tutti nel corpo di Cristo, cara, è la preghiera. Quindi Paolo ha detto che uno è l'esortazione, due è l'esempio di Cristo e tre è la preghiera. L'ultimo versetto, che cosa dice la parola di Dio? Profitto per bere un sorso d'acqua. Or il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia, di pace, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Quindi Paolo sta facendo una preghiera per accogliere le persone. Noi che abbiamo un cuore duro, prega al Signore perché possa cambiare la nostra vita. Sai quando tu guardi tua moglie o tuo marito o tuo figlio e dici non ce la faccio più, prendo il treno e me ne vado dall'altra parte, e a volte viene veramente la voglia di fare, prega al Signore per non fare una cosa sbagliata. Umiliamoci davanti a Dio, perché se noi non siamo uniti in casa, non saremo uniti neanche nella chiesa. Noi dobbiamo pregare al Signore, c'è potenza nella preghiera fatta al Signore. Noi ci dobbiamo ravvedere. E il Signore, Paolo sta descrivendo il Signore in una maniera meravigliosa. Noi stiamo vivendo con crisi economica, crisi sanitaria, una nuova variante, cari, può venire, può cascare il mondo, però sapete qual è la verità? Dio è il Dio della speranza. E se tu vivi secondo il TG, telegiornale, non andrai bene. Tu devi vivere secondo le SS, Sacra Scrittura, la parola del Signore, la parola PD, parola di Dio. Noi vogliamo vivere secondo la parola del Signore. Perché dobbiamo vivere secondo la speranza di Dio? Perché il Signore è l'autore della speranza. Lui è colui che sostiene il fondamento della nostra speranza. Allora Paolo che cosa dice qua nel versetto 13? Se avete visto bene nel capitolo 15 versetto 13, lui dice che ci sono tre cose che noi abbiamo. Ora il Dio della speranza vi riempie di ogni gioia. Quando tu prega al Signore c'è una gioia interiore che tu non puoi trovare altrove. È una profondità, una gioia che ti dà sicurezza. Numero due, l'apostolo Paolo dice, lui dice di ogni gioia e di ogni pace. Oltre alla gioia io ho pace. E guardate che questa pace esiste e si può ricevere se non unica e esclusivamente attraverso la persona di Dio. Se tu non sei insieme alla Chiesa, se tu non sei insieme alla parola, se tu non sei insieme, insieme a Cristo, non avrai né gioia né pace. Tu puoi fare i vaccini o non puoi fare i vaccini, tu puoi fare questo o puoi fare quell'altro, comunque non avrai gioia finché non avrai Cristo Gesù nel cuore. Questa è la verità. Quindi questa pace che vuol dire che io ho un rapporto con Dio, che mi sono riconciliato con Dio, che mi sono liberato dai giudizi altrui, perché ho un Signore che mi ha accolto e non importa quello che dicono e che pensano gli altri, mi possono anche mandare in carcere, sarà difficile, soffrirò, ma io sono con Cristo e nessuno può rubare la pace di un figliuolo di Dio, della gioia del Signore. Gesù Cristo ha promesso, vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Quindi c'è la gioia, c'è la pace e Paolo dice che anche c'è la speranza.
E notate, cari, che questa speranza e questa attesa dolce che noi abbiamo nel Signore della certezza. Perché Dio può trasformare le cose più brutte nelle cose più buone. Romani 8:24 dice, poiché siamo stati salvati in speranza. Ora, la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti, quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Paolo prega perché questa gioia, questa pace, questa speranza possa rimanere veramente nel mio cuore. Tu vuoi questa gioia? Vuoi questa pace? Vuoi questa speranza? Rimani con il Signore e insieme alla Chiesa di Cristo. Allora, questa è la benedizione. Tu la vuoi ricevere? Io penso, io la voglio ricevere. Noi vogliamo ricevere. Voi che siete su internet, accogliete la pace, la gioia e la speranza del Signore. Però è importante che noi ci ricordiamo che per ricevere questa gioia, io ho bisogno di ricordarmi che il Signore ha formato un popolo, una famiglia. Legge a casa, Romani capitolo 12, da 3 a 8, che noi già abbiamo letto, un solo corpo, persone diverse, ma che Cristo ha unito. Noi dobbiamo innanzitutto diventare un sacrificio santo, gradito al Signore. Questo sacrificio vivente, santo, gradito, Romani 12, da 1 a 2, perché se tu non sei un sacrificio, non diventi un servitore, non è solo dare un bacio al fratello o fare così, no? Sembra quelle mosse di Bruce Lee, quando ci salutiamo adesso. Cari, noi dobbiamo accoglierci con il vero amore, non conformandoci con questo mondo, ma lasciando che lo Spirito Santo ci possa trasformare. Vedi, a volte noi possiamo avere opinioni diverse, argomenti, ma l'amore di Cristo deve rimanere al di sopra, l'arbitro della nostra vita, soprattutto in questo tempo di pandemia. Siamo un popolo variegato, nessuno qui è uguale a nessuno, neanche le nostre dita sono uguali, ma dobbiamo rimanere uniti per portare la luce del Signore nel mondo. Cosa sei pronto a fare per mantenere e fortificare la comunione della Chiesa di Cristo? Cosa sei pronto a fare? A fare. Pensa nella tua vita. Da oggi, non da domani, da oggi, cosa sei pronto a fare? Perché se noi non ci impegniamo, Paolo poteva stare per i fatti suoi tranquillo, ma scrive questa lettera perché lui voleva che i credenti a Roma, che non aveva neanche incontrato a quattro occhi, potessero rimanere insieme. Noi vogliamo il bene l'uno dell'altro. Noi dobbiamo condividere la luce del Signore. E per i veri credenti che sanno che la Chiesa di Cristo è un corpo, questa cosa di essere uniti, di fortificarci a vicenda, è un qualcosa che è molto forte, molto importante per la nostra vita. A proposito di essere uniti insieme nella luce del Signore, c'era una persona, un viaggiatore stanco, che lui è arrivato in Francia, penso tanti anni fa, in questa località che si chiama Dubus, che è praticamente il confine con la Svizzera francese, e lui si trovò lì in quel piccolo paese, che ancora tuttora esiste questo paese, molto piccolo, e lui si trovava in quel luogo già al crepuscolo. Però vedeva un vai vai di gente incredibile in mezzo alla strada, ma che cosa è successo? Tutti quanti con un lume, una candela, una lanterna che teneva, perché non c'era la corrente elettrica. E la gente che andava, che veniva. E lui ha detto, ma che cosa succede? Stanno andando tutti quanti in chiesa. Ma che cosa c'è in chiesa? C'è la celebrazione. Alla sera, sì, alla sera. Sapete che questa storia, nel 1550, quando fu costruita la chiesa, loro hanno detto, non abbiamo un altro modo di illuminare la nostra chiesa se non attraverso la partecipazione di ognuno di noi. E ognuno aveva quindi il suo lume e la sua candela che portavano 1550. Il sindaco del villaggio decise allora che ogni membro, ossia della chiesa, ogni persona che lì si dirigeva, compreso lui, doveva portare questo lume. Infatti lui ha detto, ognuno venga lì per rendere più luminoso lo spazio, perché si sa che chi rimane lontano e non presente, la chiesa sarà buia per la celebrazione. Allora lui incentivava tutti i suoi concittadini di essere presenti nella chiesa.
E questo viaggiatore, quando è entrato in quell'ambiente, ha visto che su ogni panchina c'era un posto dove appendere la propria lampada. E man mano arrivavano le persone, man mano la luce che emanava diventava sempre più forte, e man mano riempiva, e la moltitudine di luce era sorprendente. E allora quella luce pelle indescrivibile che ha toccato molto il cuore di questa persona, perché ha visto che loro si sono messi tutti quanti insieme per illuminare. Caro fratello, cara sorella, noi dobbiamo servire il Signore insieme, ognuno contribuendo con la sua propria parte. La luce che puoi accendere tu, perché Cristo ha acceso nel tuo cuore, io non la posso accendere. Io devo portare la mia lampada. Tu che cosa porterai nella tua chiesa? Se ognuno di noi fa la sua parte, ci accogliamo e ci rafforziamo nel Signore, la chiesa va avanti. Ma forse la tua luce è spenta, hai bisogno di accendere la tua luce nel Signore. Hai credenti che non vengono in chiesa da forse più di un anno per una celebrazione comune, perché hanno paura, o forse si nascondono dietro la paura. Vieni a accendere la tua lampada. Vieni a accendere la tua lampada, perché noi attraverseremo tempi molto più difficili, e la chiesa di Cristo deve rimanere unita, perché sarà dura rimanere solo con la lampada spenta. Un'altra cosa importante: non accendere la tua lampada in un'altra chiesa. Tu hai la tua chiesa. Tu hai la tua chiesa. Vieni a accendere la tua lampada qui e non altrove, dove il Signore ti ha chiamato. Preghiamo il Signore. Signore, non è facile accogliere. Non è facile diventare un sacrificio. La nostra indole, la superbia, il peccato è molto forte. La falsità, la menzogna, il giudizio, tutto questo, Signore, rovina la comunione fraterna. Ma questa mattina la parola di Dio dice che dobbiamo accoglierci gli uni agli altri senza nessuna distinzione. Fa, Signore, che possiamo seguire l'esempio del Messia. Me per primo, Signore, io sono un peccatore, ho bisogno di te. Fa, Signore, che possiamo basare sull'esempio di Cristo e nella tua sacra scrittura. Fa, Signore, che nel nome di Gesù io possa avere la speranza di Cristo piantata nel mio cuore. E se ci sono persone che non hanno questa speranza, ma hanno paura, Signore, nel nome di Cristo il Messia, ricorda ai fratelli che tempi più difficili verranno. E se hanno paura adesso, che cosa rimarrà? Che cosa sarà di loro? Signore, sveglia il tuo popolo per rimanere uniti, che possiamo tutti quanti accendere la luce del Signore. Nel nome di Gesù. Amen.